Buongiorno, vogliamo risolvere la seguente equazione goniometrica. Si tratta di un'equazione goniometrica di terzo grado omogenea perché ogni termine è di terzo grado in cosen x e sen x. Cosa possiamo fare? Intanto riscriviamola nel seguente modo. Radice cubica, radice quadrata di 3 per il coseno al cubo di x meno seno al cubo di x più seno di x che moltiplica il coseno quadrato di x e trasportiamo al primo membro questa quantità, quindi meno radice quadrata di 3 per il coseno di x che moltiplica il seno quadrato di x, il tutto uguale a 0. Possiamo dividere tutto per coseno al cubo di x diverso da 0. Quindi ogni termine sarà diviso per coseno al cubo di x, quindi in realtà verrà così, coseno al cubo di x diviso coseno al cubo di x, quest'altro termine diviso coseno al cubo di x, tutto questo termine diviso coseno al cubo di x e 0 diviso coseno al cubo di x evidentemente da 0. Quindi si può semplificare il coseno al cubo con il coseno al cubo e rimane soltanto radice quadrata di 3. Qui abbiamo in realtà tangente al cubo di x, questo perché? Perché ricordiamo che seno di x su coseno di x vale tangente di x. E siccome seno al cubo di x fratto coseno al cubo di x si può scrivere come seno di x o coseno di x al cubo, in realtà tutta questa quantità è tangente di x elevato al cubo, che si può scrivere così, quindi meno tangente al cubo di x. Qui possiamo semplificare il coseno quadro con questo cubo, rimane soltanto coseno di x, pertanto abbiamo più seno di x fratto coseno di x, cioè più tangente di x. Qui possiamo semplificare il coseno di x con il cubo e rimane elevato al quadrato, dunque seno quadro su coseno quadro per analogo ragionamento che abbiamo fatto qui con il 2 come esponente, ci viene tangente quadrato, per cui meno radice quadrata della tangente quadrata di x, il tutto uguale a 0. Riordiniamo questa equazione cambiando un po' i segni e otteniamo tangente al cubo di x, abbiamo cambiato il segno, quindi anche qui cambieremo il segno, verrà più radical 3 tangente quadrato di x, cambiando i segni a questi due, meno tangente di x meno radical 3 uguale a 0. A questo punto possiamo fare la posizione tangente di x uguale a t. E dunque otteniamo t al cubo più radice quadrata di 3 per t quadrato meno t meno radical 3 uguale a 0. E dunque ci siamo ricondotti a risolvere un'equazione di terzo grado che si può risolvere facilmente raccogliendo, quindi scomponendo in fattori, questo polinomio di terzo grado che sta al primo membro. Qui possiamo osservare che tra i primi due termini possiamo raccogliere t quadrato, dunque veniva t quadrato che moltiplica t più radice quadrata di 3. Tra questi due raccogliamo a fattore comune meno 1, dunque che moltiplica t più la radice quadrata di 3, il tutto uguale a 0. Possiamo ancora raccogliere t più radice di 3 e dunque otteniamo t più radice di 3 che moltiplica t quadrato meno 1 uguale a 0. Questo è un prodotto, vogliamo che questo prodotto sia nullo, dunque sarà t più radice di 3 uguale a 0, che risolto ci darà t uguale a meno la radice di 3, e poi t quadrato meno 1 uguale a 0, che ci fornirà t uguale più e meno 1. Grazie a questa posizione, adesso calcoliamo x, perché dobbiamo risolvere tangente di x uguale a 1, tangente di x uguale meno 1 e tangente di x uguale meno radical 3, perché abbiamo trovato per t tre valori, meno radical 3 più e meno 1, dunque qui dobbiamo sostituire una volta 1, una volta meno 1, un'altra volta meno 3. Dunque otteniamo alla fine queste tre equazioni elementari. La prima, tangente di x uguale a 1, ricordandoci che x vale pi greco quarti, otteniamo che x sarà uguale a pi greco quarti più k pi greco. Per quanto riguarda la seconda, ci ricordiamo che la tangente è uguale a meno 1 a meno pi greco quarti, dunque x uguale a meno pi greco quarti più k pi greco. Per quanto riguarda la seconda, ci possiamo ricordare che la tangente di x è uguale a radical 3 a 60 gradi, ma essendo meno, meno 60 gradi, cioè meno pi greco terzi più k
pi greco. Dunque, le soluzioni in R di questa equazione sono tutte queste, cioè pi greco quarti più k pi greco unito meno pi greco quarti più k pi greco unito meno pi greco terzi più k pi greco. In ogni caso k varia in z. Ad esempio, se k fosse 0, nel primo caso otteniamo 0 per pi greco fa 0, quindi la soluzione pi greco quarti. Per la seconda, meno pi greco quarti. Per la terza, meno pi greco terzi. Se k fosse 1, otteniamo nel primo caso pi greco quarti più pi greco, cioè 5 quarti di pi greco. Per la seconda otteniamo meno pi greco quarti più pi greco, cioè 3 quarti di pi greco. E per la terza otteniamo meno pi greco terzi più pi greco, cioè 2 terzi di pi greco. E così, continuando a variare di k in z, si ottengono tutte le infinite soluzioni di questa equazione omogenea di terzo grado. Possiamo anche osservare che queste due si possono scrivere in una forma più compatta così. X uguale a pi greco quarti più k pi greco mezzi. E quindi, in definitiva, le soluzioni si possono riscrivere così, unito a x uguale meno pi greco terzi più k pi greco. E qui l'esercizio si può considerare finito.